maggio, nonostante l'allentamento delle misure per il contenimento della pandemia e la graduale ripresa delle attività, la domanda delle famiglie ha stentato a trovare la strada per un rapido recupero. Lo evidenzia Confcommercio nel rapporto Congiuntura. Nel confronto annuo, l'indicatore dei consumi segnala un calo del 29,4%, dato meno negativo se confrontato con il meno 47% di aprile, ma che conferma grandi difficoltà soprattutto per i servizi legati al tempo libero. Eni, attraverso la controllata Eni New Energy, ha acquisito da ASEA Ambiente Italia il 100% delle quote di tre parchi eolici alla Terza, in Puglia, con una potenza complessiva pari a 35,2 MW e una produzione annua stimata di circa 81 GWh. Il progetto consentirà un risparmio di emissioni di CO2 pari a 33.400 tonnellate all'anno. La costruzione degli impianti inizierà nelle prossime settimane. Il completamento dei lavori è previsto per il terzo trimestre del 2021. Si tratta del primo progetto eolico che Eni realizza in Italia. Nello scorso fine settimana il mondo bancario ha fatto crescere a 678.000 le domande pervenute al fondo di garanzia, per un totale di 37,3 miliardi di euro. Nel dettaglio, quelle fino ai 30.000 euro hanno superato le 600.000, per 12,1 miliardi di euro. I dati sono stati resi noti dall'Associazione Bancaria Italiana, che ha sottolineato l'impegno straordinario degli istituti di credito. L'interscambio commerciale tra l'Unione Europea e la Cina ha avuto ad aprile un rimbalzo dopo i cali di febbraio e marzo per l'emergenza coronavirus. Secondo i dati Eurostat, la somma di import ed export Cina-UE era scesa dai 46,5 miliardi di euro di gennaio 2020 a 43,1 miliardi di febbraio. A marzo c'è stato un ulteriore calo a 41,9 miliardi, mentre ad aprile l'interscambio è salito a 49 miliardi, un dato superiore a quello di gennaio. A incidere sul dato di aprile soprattutto il forte aumento delle importazioni dalla Cina, in gran parte dovuto all'acquisto dei dispositivi di protezione anti-Covid. Thank you.